lasciate di inserire il light button dipende dal fatto se il light button esiste. Quindi il giorno che il light button viene lanciato, noi decidiamo di inserirlo come tattica, come argomento tattico della nostra strategia. Magari il giorno prima avevamo il bottone share, quindi banalmente questa è una differenza, diciamo, abbastanza comprensibile in maniera semplice e che ci fa capire appunto come la nostra strategia debba essere solida, ma anche generale, in modo che possa essere adatta appunto a fare gli strumenti tattici. Chiaramente, i passaggi quali sono? Abbiamo degli obiettivi. Diciamo che per quanto riguarda il web, strategie tattiche sono un po' meno separate rispetto al marketing tradizionale, perché comunque il web cambia molto velocemente, quindi la tattica è molto importante, cioè le scelte tattiche sono quelle che fanno veramente la differenza in un progetto di comunicazione. L'ascolto e la strategia tattica sono un processo circolare. Ascoltare sempre quello che avviene nell'ambiente a proposito di noi è fondamentale per modificare la tattica e modificare le strategie. E chiaramente misurare e comprendere i risultati ci porta poi a definire sia gli obiettivi che le strategie della tattica. Quindi questo è un po' un processo generale. Scendiamo un po' più nel pratico. Quali sono gli obiettivi digitali? Gli obiettivi dell'azienda sono sempre gli stessi. Le aziende vogliono vendere di più, vogliono fare più soldi, vogliono essere più conosciute, vogliono essere maggiormente apprezzate. Magari su internet hanno dei nomi diversi, ma gli obiettivi di un'azienda sono sempre quelli. Molto spesso le aziende non sanno neanche quali sono i loro obiettivi. Capita a volte che quando chiedi a un'azienda, a un cliente, ma cosa vuoi tenere da tutto questo percorso che vorresti intraprendere, ti dicono, ma come, è ovvio, voglio fare più soldi. Chiaramente, sì, tutti vogliamo fare più soldi, però non è. Se quello fosse il fine ultimo, anche se non l'unico, di un'azienda, bisogna anche comprendere degli obiettivi intermedi per raggiungere poi quello scopo finale. Spero che qualcuno abbia voglia di rispondere a questa domanda a proposito degli obiettivi. Io a volte la chiedo ai clienti, cioè ok, tu vuoi vendere, vuoi fare tanti soldi, ma cosa ti interessa più, fare una vendita o fare un fan? Fare molte vendite o fare molti fan? Tu che sei andato in bagno, dici cosa ne pensi? Io ti trovo che sono più fan per fare più vendita. Più fan per fare più vendita. Qualcun altro ha altre idee? Perché non sono andato in bagno. Seguo le prime file. Più fan, perché? Perché il fan poi automaticamente rimetterà altri contatti, altre passaparole. Siete tutti d'accordo, i fan aumentano le vendite e aumentano altri contatti. E parlando bene della presenza. Siete tutti d'accordo su questo? No, ok. Secondo me dipende dal fan. Se io vendo, non lo so, detersivo per i piatti, il mio fan è il bambino, a me il fan non serve, mi serve sua mamma. Quindi sono un fan utilizzato. Certo. Ok. Altre cose? Altri pensieri? Altri stimoli? No, non è un fan fisico, poi si possono manifestare. Sì, evangelist, esatto, poi per essere fatto su Facebook, gente che parla di te nel tuo blog e vi dicendo, come senso generale. Quindi la tua risposta? Intanto, giustissimo il discorso del target, cioè per esempio Audi ha tantissimi fan, molti di questi comprano Volvo, quindi sono fan che non compreranno mai una vendita, magari compreranno appunto, consiglieranno eccetera, però non compreranno mai una Audi, perché non hanno i soldi, così come Apple, certi versi, forse adesso sono prodotti un po' più economici, no, però qualche anno fa forse non, c'erano tanti fan che erano fan in teoria. E, comunque il discorso è questo, cioè dipende dai nostri obiettivi, è quello che ho detto all'inizio. E la nostra situazione, se noi siamo un'azienda in crisi, vogliamo vendere, siamo disposti a sacrificare il costo dei fan per fare le vendite. Se noi siamo un'azienda che sta andando bene, che vende, che ha clienti, forse possiamo anche sacrificare il guadagno spiccio nell'immediato per pensare anche a lungo termine. Quindi secondo me dipende dalla situazione, dai nostri obiettivi. E questo
perché ve lo volevo dire? Perché appunto capire quali sono gli obiettivi non significa avere delle idee generali, ad esempio, bisogna fare la pagina fan, perché bisogna. In realtà no, molte cose sono, cioè, ogni cosa è messa in discussione, dipende da altri obiettivi. Molto spesso le agenzie vendono strategie di comunicazione che non sono strategie di comunicazione, sono progetti, sono proposte, sono idee, ma non sono strategie di comunicazione. Non ha nulla a che vedere con gli obiettivi dell'azienda, molto spesso vengono proposte delle cose. E questo è un problema. E se c'è mi davanti in soffre di questo problema, nel fatto che molto spesso vengono consigliate delle pratiche comuni che tutti dovrebbero seguire, quando in realtà non è vero. Quindi questo è un po' un problema, secondo me. Io vorrei anche discutere la definizione di social media marketing. Il social media marketing, secondo me, poi se ci sono altre idee, sono qua per parlarne. Non è il marketing su social network. Il marketing su social network può essere anche viral marketing, può essere anche spam, può essere molto altro. Per me social media marketing significa decidere che l'obiettivo principale di un'azienda, proprio perché possiamo permetterselo, proprio perché siamo, perché abbiamo deciso che i fan, gli evangeli, sono la cosa che teniamo, e quindi che l'obiettivo dell'azienda è questo, creare e mantenere una relazione con le persone attraverso i social media, ma anche attraverso altri canali. Chiaramente il social media marketing non riguarda solo i social media, creare relazioni può essere fatto in vari modi. Il packaging è un ottimo posto per mettere l'URL dell'account Twitter, così come la vetrina del negozio è un ottimo posto per consigliare di diventare fan della pagina. Una strategia di social media marketing, dunque, non comprende solo cosa fai a social media, ma comprende cosa fai in tutti i canali di comunicazione, che devono essere integrati. Il sito internet, a me piace questo esempio, era una pagina di vendita, di un corso, Jack Canfield, forse qualcuno conosce. Chiaramente non tutti comprano un corso quando trovano una landing page. E appunto quando l'utente, la persona, decideva di andare verso la croce, la X, per chiudere la tab, usciva un pop-up, qualche motivo che diceva ok, non hai voluto comprare, rimani in contatto con noi, diventa fan. Quindi ci dava un incentivo alla persona a dire ok, magari questa volta no, però rimani in contatto, cioè continuiamo a parlare. E questo non è fatto dei social media. Quindi la creazione del legame con le persone può avvenire in tutti i touch point, non soltanto in quelli definiti social. E poi c'è il mantenimento. Chiaramente è successo recentemente, abbiamo investito qualche migliaio di euro su una campagna di advertising per un cliente che ha un prodotto un po' discutibile, che era una specie di truffa in realtà. Chiaramente dopo ha fatto 7.000 fan in 10 giorni, ma dopo ha iniziato a perderli. Quindi creare un legame non significa soltanto fare un click con la persona, significa creare un legame reale. Se domani Facebook muore, i legami non sono i miei fan in quanto numeri, ma le persone che magari decidono di continuare a seguirci in un altro canale. Chiaramente mantenere il legame è una cosa spesso sopravvalutata, ma molto difficile. Cioè, cosa comunichiamo, di cosa parliamo nelle nostre pagine, nel nostro blog, nei nostri canali? Quali sono le policy? Come possiamo fare assistenza alle persone che hanno dei problemi? E via dicendo. Queste cose sono cose che vanno definite, bisogna capire, in base anche ai budget. Spesso si dice che i sistemi di marketing non servono budget, non è vero, servono un sacco di budget. Certo, meno che fai pubblicità in televisione, però i budget sono fondamentali. Succede che le aziende decidono di gestire i canali social in maniera un po' improvvisata, quindi non so se si vede bene. Comunque decidono di gestire la comunicazione sui social decidendo giorno per giorno di cosa parlare. È un caso tipico, l'azienda decide oggi o ieri di cosa parlare oggi, cosa pubblicare. Un po' a caso. Mi sono stati di vedere aziende molto grosse nel campo del fashion che erano andate l'amministrazione di Facebook a 10-15 dipendenti dell'ufficio stampa, del marketing, della comunicazione che postavano senza una regola e quindi non si sapeva né chi era stato a postare quella cosa né perché erano, e i like erano tutti degli altri dipendenti, quindi si vedeva esattamente che non c'era nessuna risposta e questo è una cosa abbastanza tipica. Molto spesso tutti quanti le aziende facciamo i like, poi ci vedono 10 like, però più o meno. Definire i contenuti quindi significa fare in modo che le persone ascoltino pieno zitti, cioè o chiudono orecchie. Vado veloce su questo passo perché appunto Cosa? Ah, ok.
Diciamo che la pianificazione è fondamentale. La pianificazione, ve la assumo molto brevemente, significa definire delle categorie di contenuto che vogliamo comunicare nella nostra pagina, nel nostro blog e via dicendo, e definire una loro importanza relativa rispetto ai nostri obiettivi di comunicazione. Dopodiché significa vedere, invece per mezzo settimana per settimana, cosa abbiamo da dire e calendarizzare e creare contenuti nuovi se non ci sono abbastanza contenuti per la categoria che abbiamo pensato fosse importante. E al tempo stesso eliminare contenuti se ce ne sono troppi per quella categoria. Vabbè, questo è comunque una cosa abbastanza pratica, insomma. Una cosa fondamentale è questa, molto spesso viene dimenticato che stiamo parlando sempre di business, stiamo parlando sempre di aziende che devono fare soldi, fatturare e via dicendo. La social media communication deve servire a due attori, ai fan, ai clienti, ma anche all'azienda. Molto spesso si trovano dei blog che non vengono letti perché vengono dati contenuti troppo istituzionali che alle persone non interessano. Questo non porta profitto neanche all'azienda. A volte capita anche di vedere il caso contrario, in cui i contenuti sono interessanti ma non porteranno mai dei soldi all'azienda. Quindi un po' come questa vignetta che a me piace, che fa vedere insomma una relazione in cui la donna, tipica situazione insomma, caso di anello, la donna parla, poi si annoia perché a me non ascolta. L'azienda può essere entrambe queste persone, può essere nel caso dell'azienda che dice cose troppo istituzionali, può essere noiosa e quindi il pubblico non vuole ascoltare, oppure può essere anche l'azienda che non ascolta il pubblico, e in entrambi i casi c'è qualcosa che non funziona, queste due persone insomma dormiranno questa volta, lo fanno anche. E questo fate caso di questo nelle pagine Facebook, insomma, appena non tutti a dormire. È importante anche il discorso del storytelling, di raccontare delle storie. Bisogna avere una storia, dei valori da raccontare. Questo è un caso interessante che potete leggere, sono qualche ricerca della Chiesa Castello, che appunto ha creato queste cose del via tutta una storia. Chiaramente lo storytelling spesso viene inteso in questo modo: voglio dare un'idea di me, quindi dico delle cose. E in questo modo penso che tutti pensino a quello che sto dicendo di me. Ovvero quello che io vi dico di me, io sono un intellettuale che faccio questo, faccio quest'altro, è quello che voi pensate di me. Poi magari nel clan ho trovato uno che diceva, ma quello è uno stronzo. No? Quindi voglio dire, lo storytelling, quello che pensate di me non dipende da quello che io vi dico, ma quello che dicono gli altri per te di me. Quindi fare storytelling significa sì definire quella mia storia, ma fare in modo che siano le altre persone a fare di me. Sui social media, su internet, noi leggiamo molto spesso le recensioni di altri, le opinioni di altre persone riguardo quell'azienda, quel brand, quel prodotto. Quindi l'azienda deve fare in modo che siano le persone a raccontare la storia di tutte e non soltanto loro stesse. Questo è un concetto fondamentale, insomma, che poi è già stato detto prima, penso, insomma, i social media sono fatti perché le persone parlano. L'azienda non deve soltanto parlare, deve anche fare in modo che le persone parlino bene. Chiaramente quando poi ragioniamo sul discorso di cosa comunicare sui social media dobbiamo definire il canale. In generale i social media sono basati sul concetto di newsfeed. Il newsfeed è quello home page in cui vediamo tutti i vari contenuti che vengono pubblicati dagli amici, dalle aziende, tutti insieme, mescolati tra loro. Questo chiaramente fa perdere la tradizionale distanza emotiva, concettuale tra la comunicazione aziendale e personale. Vediamo cosa scrive la nostra ragazza, il nostro ragazzo, i nostri amici, persone che neanche conosciamo, e vediamo cosa scrivono le aziende che seguiamo, che ci piacciono, tutto insieme, mescolato. Questo significa che perdiamo coscienza del fatto che c'è un'azienda rispetto alla considerazione che abbiamo degli amici. Una volta, voglio dire, nessuno si sarebbe sognato di scrivere alla gestione dell'azienda ci fate schifo, avete questo problema, avete scritto magari in modo un po' più delicato. Oggi è normalissimo, gestendo delle pagine fan, che le persone si incazzano e scrivono parolacce, senza capire cosa parlo, oppure in modo molto diretto, comunicano in modo diretto come se stessero parlando con gli amici. Questo influenza sostanzialmente il modo in cui l'azienda deve porsi. E questa è una domanda: come deve porsi l'azienda nei confronti delle persone che parlano all'azienda come se fosse un amico? Anche questa è una scelta, l'azienda può essere molto informale oppure
decidere di comunque tenere le distanze indipendenti dal posizionamento strategico dell'azienda, in modo che siano aziende del settore del lusso che possono